Gioco a pallavolo da ormai 7 anni, da quando ne avevo 11. Non starò qui a dirvi cosa significa vincere o perdere, ma vi parlerò di quelle che sono state le mie, di vittorie e di sconfitte. Negli anni ho compreso bene il valore dello sport, il valore di avere un obiettivo, di riuscire a puntare verso quell'obiettivo, di rincorrerlo, di non lasciarsi prendere da un senso di non essere abbastanza, perché non è mai realmente così. Se tu hai una meta, sai a cosa vuoi arrivare, riuscirai sempre e in qualsiasi modo, anzi, nel tuo modo, a compiere quello per cui tanto hai lottato. E lo so che è una cosa banale da dire, che lo dicono in tanti, che se tu hai un obiettivo, prima o poi lo raggiungi. Ma è realmente così. E lo sport è stata per me la conferma di tutto ciò. Di una frase che prima era quasi insignificante. Perché una frase, finché non la vivi, ha sì senso, ma non per te. E io questo senso l'ho iniziato a sentire vivo dentro di me da 4 anni a questa parte. Fino agli 11 anni ho praticato l'atletica leggera, uno sport che potremmo semplicemente definire individuale. Ci sei tu e basta. Poi, con l'inizio della prima media, è iniziato per me un nuovo modo di vedermi, con gli altri. La pallavolo è infatti uno sport di squadra e tu da solo non vali proprio nulla se non hai con te almeno altre 5 persone che si schierano in quel campo. Negli anni ho compreso bene che cos'è la squadra. Un organismo, una macchina molto complessa. Qualcosa di inspiegabile finché non lo vivi. La squadra non è solamente qualcosa di cui gli altri ti vedono parte e di cui tu stesso fai parte. Comprendi col tempo che anche tu sei la squadra. Essere squadra. Ecco cos'è la cosa più difficile da apprendere. E questo concepire il concetto dell'essere squadra mi ha reso consapevole di quanto siano importanti la collaborazione e il rispetto degli altri nella vita. Immaginatevi l'impatto che può avere un'idea del genere in un ragazzino di 11-12 anni. Da quel momento ho continuato ad assorbire sempre più questo stare attento a non ferire l'altro, a prendermi le mie responsabilità. Lo sport, la squadra, sono anche un vivere in simbiosi. Nel momento in cui l'altro va in difficoltà, tu devi essere così lucido da lavorare anche per lui, da esserci anche per lui, da spronarlo ad essere nuovamente pronto in campo. La pallavolo, appunto, mi ha insegnato ad esserci per l'altro. E io questo non me lo sarei mai aspettato da uno sport. Esserci per qualcun altro, comprendere la sua difficoltà, fargli capire che ci sei passato anche tu e che tutto si risolve, solo se trova in sé la volontà di riscattarsi, soprattutto per se stesso. La pallavolo mi ha dato anche la possibilità di vedermi in un gruppo che col tempo è cambiato, come sono cambiato io. Ho visto compagni di squadra andarsene, altri aggiungersi, amicizie nascere e stupirmi di ciò, perché se uno sport dà origine anche ad amicizie sincere e profonde, allora è quello giusto. Capitano dei giorni in cui, durante o dopo allenamento, sei a terra. Magari la giornata è andata male, malissimo. Oppure non ti sei allenato come avresti potuto. Ed allora è lì, quando tutto sembra che vada per il peggio, nei giorni no, che tu ricevi di più da uno sport, quando meno te lo aspetti. Uno sport non ti forma soltanto a livello agonistico, cioè come atleta, ed è quello che pensano in tanti. Uno sport ti forma come uomo, inteso proprio come essere umano, che se tu veramente lo vivi lo sport non puoi rimanerne fuori. E allora vinci. Vinci partite, vinci titoli regionali, arrivi a gareggiare alle finali nazionali, vinci borse di studio grazie ad una squadra. Perché io non avrei mai vinto premi del genere se non avessi fatto parte di quella squadra, con quei compagni. Se quei compagni non avessero continuato a credere in me. Se quella passione che era nata dentro di me non fosse continuata ad esistere. Non avrei mai capito che tutti i miei sforzi mi avrebbero portato a qualcosa di concreto, di bello. Perché per quanto possa essere banale questo aggettivo, eppure esprime molto più di quanto si possa immaginare. La bellezza di dire ce l'ho fatta.
una frase che poche volte ci rivolgiamo con sincerità. Mi ricordo ancora quando ero ai primi anni di pallavolo e la panchina era la mia migliore amica. Per 3 lunghi anni sono stato in panchina. Se entravo in campo era soltanto per gli ultimi punti, quando ormai le sorti non potevano essere cambiate, ribaltate. Nonostante mancassero poche azioni al termine, le mie gambe tremavano. Tremavano perché io volevo dimostrare qualcosa e non riuscivo a stare fermo. Mi dicevo, Paolo, ma vuoi stare fermo? Quasi a rimproverarmi di questo timore. Tanti mi dicevano, stai tranquillo, è solo una partita. Per me non era solo una partita. Per me era finalmente il momento di far vedere quanto io valessi, di far vedere che c'ero anch'io, di essere finalmente un Paolo capace di portare se stesso e la propria squadra al raggiungimento di un obiettivo comune, che in quel momento era semplicemente vincere una partita con altri ragazzini di 11-12 anni. Ricordo ancora quando ero un po' più debole e a sovrastarmi, come adesso succede a volte, era il non ci riesco, non ci riesco. Ricordo ancora quello che mi disse un mio compagno di squadra un giorno quando ero insicuro, ancora non sapevo giocare bene a pallavolo. Ero insicuro non solo nel campo da pallavolo, ma in ogni campo della mia vita. Disse, se tu già prima di tentare dici non ci riesco, allora non ce la farai mai, è lì che sbagli. Da quel momento è cambiato di molto il modo di vedere le cose, di trovare in me la forza di cambiarmi. No, non per gli altri, per me, per me. Da allora mi sono sempre ripetuto, io non devo nulla a nessuno, ma a me sì, io devo una rivincita a me stesso. E voi vi immaginerete che io da ragazzino imbranato, insicuro, sia improvvisamente diventato forte, consapevole, sicuro di chi volevo essere, che nessuno mi avrebbe più messo i piedi in testa. No? Ma vi pare. E mica Paolino, quello che è sottello, con gli occhialoni rossi, un po' goffo, poteva fare una cosa del genere. Io ero uno tra gli ultimi, uno di quelli poco popolari, uno di quelli che se ci sono o meno, non cambia poi tanto. Non ero neanche nemmeno per me stesso, come potevo immaginare di farmi valere tra gli altri, così sicuri, amati. Ma nella pallavolo lo trovavo il modo di essere me stesso, di essere qualcuno, di urlare quando facevo un punto, un muro. Era il mio modo per sfogarmi, per dire ci sono anch'io e guarda caso valgo quanto te. Fino adesso vi ho dipinto lo sport come qualcosa di magnifico. Riscatto, amicizia, un modo per trovare la propria identità, credere in sé. Ma anche lo sport, come tutto ciò che ci circonda, ha i suoi risvolti negativi. Aspetti che quando eri ancora un bambino non credevi si sarebbero mai potuti rivelare. La pallavolo è stata ed è anche deludere. Avere paura di deludere gli altri, i tuoi genitori, te stesso. La pallavolo è uno sport di squadra e come dicevo ci sono anche delle riserve. Tu lotti per giocare, ti impegni per entrare titolare sin dal primo punto. Ed è quando sei lì, su quel campo, che puoi dare dimostrazione di tutto ciò che hai fatto, che è l'errore che ti spaventa. La paura di non far vedere agli altri che tu meriti, senza alcuna ombra di dubbio, di essere lì. Ed è qui che subentra il ruolo della fiducia. Quello che io reputo più importante, che per quanto potente possa essere, è allo stesso tempo la cosa più fragile in ogni relazione e situazione della nostra vita. Ma se tutti credono che tu possa riuscirci, se tu trovi la fiducia non solo in te stesso, ma negli altri, che allora vinci, non solo partite, ma tutti i dubbi e ti lasci alle spalle tutti quei momenti della settimana in cui ti eri lasciato abbattere. La fiducia che gli altri avevano riposto in me e che io avevo riposto in me stesso è stata più e più volte ripagata.
ma è nel 2017 che ho avuto la conferma che vale la pena di credere nelle nostre possibilità. Cosa è successo? Allora, tipica ora del secondo superiore sui promessi sposi. Entra la bidella in classe. Buongiorno, Capriotti Paolo in segreteria. Ok, va bene. Allora, chiedi il permesso per uscire, scendi le scale e intanto ti chiedi, perché tu, giustamente, non te lo ricordi di esserti iscritto a una borsa di studio. E adesso? Che devo fare? Io non faccio mai niente di male. Una volta entrato e comunicatami la vittoria, non potevo crederci. Io che vincevo un premio, qualcosa, io che vincevo un premio come miglior studente atleta insieme a un'altra ragazza del mio stesso liceo, una cosa che non succedeva da anni. Allora lì che ho capito che studiare fino a l'una di notte, perché ho avuto allenamento fino a tardi, è servito a qualcosa. Piangere sopra una versione di greco a mezzanotte, perché ho avuto un allenamento che mi ha occupato tutto l'intero pomeriggio, e arrivare a un livello di esasperazione assurdo, potete immaginare, è servito a qualcosa. In quel momento ho capito che se una persona lo vuole, può fare tutto. Spesso i miei coetanei mi chiedono come faccio a fare pallavolo, teatro, essere educatore in oratorio, studiare, fare il liceo classico. Che quando dici liceo classico, la gente ti guarda matto! E allora lì io rispondo semplicemente, lo faccio e basta. Eh sì, io lo faccio e basta. Perché se una persona veramente la vuole fare una cosa, la fa. Se invece tu già parti affermando, tanto non troverei il tempo. Allora non credo che riuscirai mai a dare spazio alle tue passioni, a ciò che ti rende realmente felice nella vita. Io sono grato per le mie vittorie e per le mie sconfitte. Grato ai miei genitori, amici, insegnanti, compagni di squadra, compagni di scuola. Io devo le mie vittorie ad altri, non solo a me stesso, perché una vittoria non è mai solo ed esclusivamente per sé. Uno vince con qualcun altro e per qualcun altro. Grazie.